discutere con il ministro Giannini il modello di concorso che uscirà e che porterà 63.217 persone in cattedra. E c'è uno dei temi in ballo: andare a cambiare oggi il modello del concorso e mettere due domande di inglese così tanto porta magari un prof di matematica molto bravo a insegnare matematica, che sa stare in classe, che ha fatto 10 anni di matematica in passato, a andare a non farcela perché uno che è meno bravo a stare in classe, meno bravo a insegnare matematica, però parla meglio inglese. E dall'altro lato c'è chi dice sì, però noi abbiamo bisogno di una scuola che sia sempre più moderna, che abbia bisogno di educare i ragazzi anche a parlare inglese ed essere capaci di avere una competenza globale. Non è mica un tema semplice. E dall'altro uno dice sì, però fuori di qui c'è un mondo che chiede alcune modifiche. Allora la politica è anche cambiare e fare scelte. Guai a chi vi dice che le scelte sono tutte buone, si può anche sbagliare. Intanto, oltre 200.000 candidati al concorso per docenti, per 63.217 posti di ruolo, sono in attesa di conoscere la data e i contenuti delle prove. Per l'agenda degli insegnanti, la tabella di marcia sul concorso è stata ampiamente disattesa, in barba alla legge 107, che fissava l'indizione del concorso entro il 1 dicembre 2015. Questo arrecherà, secondo Rino Di Meglio, un grave danno ai candidati perché avranno poco tempo per prepararsi, mentre il Movimento 5 Stelle propone un rinvio con il decreto mille proroghe. Sentiamo l'opinione di alcuni docenti. Il ministro Renzi si è accorto finalmente che sulla scuola ha fatto qualche pasticcio, ne ha fatto più di uno, e non ultimo quello del concorso, in cui siamo già a febbraio e la gente non sa né su cosa sarà interrogata, né su cosa verrà le prove del concorso, né quando effettivamente ci sarà. D'altra parte, un concorso è tutto inutile e inidoneo per poter selezionare i prossimi docenti. Il problema è che migliaia e migliaia di giovani abilitati, di precari, attendono dal 1 dicembre l'emanazione di questo bando di concorso, che viene costantemente rimandato e annunciato come se dovesse uscire da giorno a giorno, da settimana a settimana, creando così una spasmodica attesa che non trova poi riscontro nella realtà. Anche l'emanazione delle classi di concorso, che già doveva avvenire, il documento doveva essere in possesso nostro, così come di tutti i lettori, invece è stata solo annunciata l'approvazione, ma in realtà non c'è stato. Troppi esclusi a questo concorso. I docenti già di ruolo, perché mortificare la loro legittima aspirazione di progressione professionale? Gli ITP e i docenti non abilitati. Ricordo che l'ultimo percorso abilitante è stato il PAS del 2013. Su quel testo del bando è stato chiamato a esprimere il parere il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Che cosa dice a Renzi? Innanzitutto dice che è giusto fare i concorsi, ma chiede di trovare una soluzione definitiva per tutti coloro che insegnano nella scuola da anni con i requisiti di legge, così come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso 26 novembre 2014. Poi chiede di sanare la disparità di trattamento tra i docenti e i docenti della scuola dell'infanzia, ma soprattutto la vera bocciatura sul testo del concorso, io ho preso qualche appunto, sta proprio sul bando e spiega, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione spiega a Renzi e al governo che è uno sbaglio indirlo solo per chi è già abilitato, escludendo di fatto tutti gli altri, perché potrebbe essere fonte di nuovo contenzioso. Sì, un quesito di lingua è più che sufficiente e per le maestre di scuola dell'infanzia lo potremmo anche escludere. Le insegnanti della scuola dell'infanzia sono già state mortificate dalla mancata immissione in ruolo prevista per tutti gli altri ordini di scuola nella fase C del potenziamento e saranno mortificate anche dalla legge delega prevista sempre nella buona scuola che vorrà scorporare la scuola dell'infanzia dal primo segmento del percorso scolastico. Caro Presidente, lei ha combattuto nel dover inserire una o due domande di inglese. Beh, una domanda gliela faccio io, ma non le basta sentirselo dire in italiano che quello che sta facendo per la scuola è sbagliato? Il Renzi ammette le sue colpe. Avrebbe detto che a un'intervista al Corriere della Sera che la legge 107 è una legge pasticciata. Meglio tardi che mai, mi viene da esclamare. Tuttavia, io ritengo che l'ammissione di colpa del Premier Renzi sia solamente strumentale.
perché altrimenti se pasticci sono stati commessi avrebbe dovuto, con anche il decreto mille proroghe, porre rimedio a questi pasticci. Nulla di questo Renzi sta facendo. Gli appuntamenti sono giovedì 11 febbraio con l'audizione del ministro Giannini alla Commissione Cultura della Camera e venerdì 12 febbraio con la manifestazione dei precari davanti alle prefetture di ogni provincia. Per oggi dallo studio di Gilda TV è tutto. Per guardare altri video sul mondo della scuola potete andare su gildatv.it oppure scaricare la nostra app gratuita Gilda TV per rimanere sempre aggiornati in tempo reale. Arrivederci, alla prossima!